Sono 18 opere che celebrano il mondo femminile, a dimostrazione di come le donne siano sempre state protagoniste dell'arte, sia come muse ispiratrici che come soggetti di opere immortali. A rendere omaggio a tutte le donne, specialmente in una giornata come quella del 25 novembre e dopo i recenti fatti di cronaca, il noto artista fanese Giuseppe Papagni, organizzatore di numerose iniziative artistiche, che ha realizzato una mostra d'arte figurativa dal titolo Fragili. Perché ha deciso di fare una mostra per le donne in un locale di parrucchieri? Sono stato richiamato dal titolo. L'immagine risponde a un'infinità di richiami. Siamo nella civiltà delle immagini e quindi il locale destinato a, diciamo, ospitare persone, donne prevalentemente, che si fanno belle secondo delle mode. Che cosa significa fragili? Sono stato tantissimi anni, più di 20 anni a Venezia, e sappiamo che Venezia è una città fragile. E il movimento appartiene a un movimento, questa mia mostra, che è nata a Vicenza nel 2010 e che risponde non soltanto agli artisti ma anche ai letterati, poeti, musicisti, risponde a dei richiami della storia dell'arte come artisti come Calder, Munari e Melotti. Di conseguenza fragile vuol dire non corruttibile ma praticamente che si disperde nell'aria, insomma le mie opere vorrebbero volare. Una mostra che assume un significato ancora più importante in un momento come questo, ha sottolineato l'architetto Stefano Marcheggiani. È drammaticamente attuale, un omaggio alla donna in questo periodo tormentato, è un segnale molto interessante per cui l'arte può dire la sua su un tema di carattere sociale, civile, che ci addolora tutti in queste ore in cui il nostro paese è particolarmente colpito, e vediamo come l'arte possa trattare tradizionalmente nei secoli il tema della donna, che è sempre attuale, ma Papagni lo fa con una contemporaneità appunto di questi giorni, per cui la donna, che è messaggio di amore, di vita e anche di quella leggerezza che traspare dalle opere dell'artista, è di per sé un elemento fragile e un elemento forte. Queste sculture che hanno un riferimento alle frequentazioni artistiche di Papagni, che sono gli artisti giapponesi, l'esaltazione del vuoto, che non è un'assenza, è una presenza. Organizzatori dell'evento Umberto Gennari e Samuele Bertini, promotori dell'arte con il gruppo Artisti e Pittori Fanesi, affinché la memoria storica della città della fortuna non venga perduta. Le scarpette rosse sono il simbolo commemorativo per quanto concerne il discorso della ricorrenza sulla violenza sulle donne, per amplificare tutto quello che è stato fatto dal professor Giuseppe Papagni. Sono in ceramica e sono state donate dal gruppo ceramisti di Frate Rosa. La mostra è visitabile a Fano in via Risorgimento 8A in orari di negozio, dalle ore 8 alle ore 19.